Ciao a tutti e bentrovati sul sito di Accademia di Apiterapia. Oggi parleremo di biomonitoraggio, ovvero del monitoraggio dei cambiamenti della qualità ambientale attraverso l'osservazione dello stato di salute delle api, nonché attraverso la valutazione della salubrità dei prodotti derivati dalle loro attività quotidiane. Iniziamo quindi. Tutte le attività antropiche destinate alla produzione di beni o di servizi determinano l'immissione nell'ambiente di sostanze chimiche con un diverso potenziale tossico. Queste sostanze interagiscono con l'ambiente e con tutte le parti di un ecosistema, con l'idrosfera, con l'atmosfera, con la geosfera e anche con la biosfera, ovvero con gli organismi viventi. Le sostanze chimiche nell'ambiente subiscono quindi trasformazioni che determinano l'alterazione della normale composizione degli habitat e che ancora, alterando lo stato di salute di piante ed animali, vanno ovviamente ad alterare gli equilibri ecosistemici e a rappresentare un potenziale rischio per la salute dell'uomo. Sostanze tossiche, infatti, possono essere immesse nell'atmosfera, quindi nell'aria, nell'acqua o anche nel suolo, ma non restano ferme e si distribuiscono tra le matrici ambientali, interagendo inoltre, come già menzionato, con gli organismi viventi, andando incontro a trasformazioni che possono dare origine a metaboliti inattivi o con un residuo potenziale tossico che può essere uguale, maggiore o superiore rispetto al potenziale tossico della molecola madre. Interagendo con la biosfera, gli inquinanti e i contaminanti ambientali possono subire fenomeni di bioconcentrazione e di biomagnificazione lungo la catena trofica, ovvero possono aumentare la propria concentrazione lungo la catena trofica fino a rappresentare un potenziale rischio sanitario per l'uomo attraverso gli alimenti. Le sostanze tossiche presenti nell'ambiente possono determinare effetti sia diretti che indiretti. Gli effetti diretti possono manifestarsi con una maggiore mortalità di alcuni organismi non target per quella particolare sostanza, come succede spesso con le api e i pesticidi, appunto. Gli effetti indiretti sono invece più subdoli e determinano piccole alterazioni di un singolo organismo o di un ecosistema che si accumulano nel tempo, determinando un progressivo, graduale e lento deperimento dell'ecosistema o dell'organismo in questione. Questo tipo di effetti si manifestano con concentrazioni basse ma ripetute nel tempo. Le attività di biomonitoraggio mirano a definire i potenziali rischi dell'inquinamento ambientale, sia per quanto riguarda gli effetti diretti che indiretti, attraverso l'osservazione di organismi sensibili, particolarmente sensibili, definiti per questo organismi markers. Tra gli insetti impollinatori, le api sicuramente presentano caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche particolarmente idonee al monitoraggio ambientale. Un alveare, infatti, in un'area di circa 7 km quadrati, esegue fino a 10.000 microcampionamenti giornalieri tra le diverse matrici ambientali, acqua, aria e suolo, sia dagli organismi vegetali attraverso il polline, il nettare e le resine degli alberi, ed ovviamente interagiscono anche con altri insetti e gli altri animali presenti nell'ambiente. Un alveare trasporta fino a mezzo litro di acqua al giorno e fino a mezzo litro di nettare, e le strette interazioni sociali tra le api di uno stesso alveare garantiscono un'ampia diffusione delle sostanze chimiche tra i diversi tessuti dell'alveare, che rappresentano quindi delle ottime e rappresentative matrici analitiche. L'analisi chimica di diverse matrici analitiche prelevate dall'alveare e selezionate appunto adeguatamente tra questi tessuti in base alle molecole che si vogliono individuare,
consentono di valutare sia qualitativamente che quantitativamente la presenza degli inquinanti nell'ambiente. Eventuali squilibri riscontrati sul superorganismo segnalano, rappresentano quindi un segnale precoce di una cattiva qualità ambientale e di pericolo per la conservazione delle biodiversità locali e per la salute dell'uomo. Le api sono animali ubiquitari, quindi possono essere facilmente allevate in diversi contesti ambientali, permettendoci la raccolta di campioni di diversa natura, tra cui prodotti di origine vegetale e semilavorati animali, oppure appunto prodotti animali come la pappa reale. Queste sostanze possono essere sottoposte ad analisi chimica al fine di definire la distribuzione delle sostanze tossiche nell'ambiente e nell'alveare, così da poter definire i possibili rischi per la biodiversità e per l'uomo. Quindi l'alveare funge da stazione di raccolta campioni, campioni che sono altamente rappresentativi della qualità ambientale. Tra le categorie tossicologiche generalmente analizzate sulle matrici prelevate dall'alveare, conosciamo ormai bene i pesticidi utilizzati in campo agricolo, ma anche in ambito zootecnico per proteggere gli animali dai parassiti come pulci e zecche. In zootecnia, inoltre, è obbligatorio il monitoraggio dei farmaci veterinari, tra cui antibiotici e sostanze anabolizzanti ed altri ancora, che possono residuare sia nelle carni degli animali, rappresentando un rischio per i consumatori, sia possono contaminare l'ambiente mediante le acque reflue o direttamente attraverso il terreno, rappresentando quindi un rischio anche per le biodiversità locali, come per i piccoli insetti. Esistono comunque altre categorie, forse anche più pericolose, seppur meno note alle masse rispetto ai pesticidi. Tra queste riteniamo importante citare i metalli pesanti, gli idrocarburi policiclici aromatici, gli anioni, ovvero solfati, nitrati e cloruri, ampiamente utilizzati come fertilizzanti o, come nel caso dei cloruri, utilizzati per rendere l'acqua potabile. Altre sostanze sono le diossine, i furani e i PCB, che derivano dai gas di scarico principalmente, che derivano principalmente dai gas di scarico delle automobili o dai gas emessi dalle attività industriali, in seguito alle attività industriali. Come già anticipato, le fonti di emissione di queste sostanze sono molteplici ed è difficile individuarne una ed unica. I livelli di inquinamento ambientale sono infatti strettamente influenzati soprattutto alle nostre scelte quotidiane come singoli cittadini. È per questo che i progetti di biomonitoraggio che oggi vengono finanziati da enti privati a scopo di migliorare la loro immagine mediante un processo di greenwashing rappresentano in realtà un servizio pubblico che dovrebbe essere pubblicizzato al fine di rendere noti i rischi associati ad una compromissione degli equilibri ambientali e quindi degli equilibri ecologici, esortando così la popolazione ad una migliore gestione delle attività quotidiane nel proprio piccolo. Ad ogni modo, questi progetti potrebbero rappresentare un ottimo canale di investimento per gli apicoltori e per tutti gli appassionati del settore. Certo, è fondamentale avere un know-how specialistico per gestire queste attività secondo le esigenze dei singoli enti promotori ed è necessario individuare a monte i possibili pericoli tossicologici associati a diversi tipi di ambiente con diversi livelli di colonizzazione antropica, in modo da direzionare correttamente le analisi verso categorie tossicologiche target che devono necessariamente essere ricercate in matrici specifiche. Stabilire le matrici analitiche di elezione per il controllo accurato delle sostanze tossiche è fondamentale e deve essere fatto ovviamente dopo aver individuato gli obiettivi dell'ente promotore delle attività. Stabilire le matrici analitiche di elezione per il controllo delle sostanze tossiche è fondamentale per individuare la distribuzione
i possibili rischi ambientali di queste sostanze, nonché per individuare le possibili fonti e quindi per organizzare le misure di controllo mirate alla tutela delle biodiversità locali e della sanità pubblica. Ovviamente è fondamentale avere anche un accurato know-how per l'individuazione di possibili cause di mortalità massiva, che riconoscono generalmente una causa specifica nell'uso di sostanze in quantità particolarmente elevate o con concentrazioni eccessive. Questo è spesso il caso con cui abbiamo avuto notizia appunto dei pesticidi, che venendo utilizzati non sempre in modo proprio, appropriato, possono rappresentare appunto un serio rischio, un serio pericolo per le specie non target, come è stato osservato appunto spesso purtroppo per le api. Un esempio pratico dato dalla mia esperienza è l'evento che mi ha garantito anni fa il benestare di alcune aziende, quando da neolaureata presi in mano la gestione di un progetto di biomonitoraggio in una grande azienda che è la Ducati Motor, individuando tempestivamente la causa di spopolamento degli alveari che si era verificata già l'anno precedente e che aveva compromesso la prosecuzione delle attività. L'osservazione della sintomatologia che mi si era presentata e la raccolta dei dati anamnestici mi ha permesso all'epoca di riconoscere l'uso del glifosato in azienda come possibile causa di mortalità e quindi di provarlo mediante opportune analisi di laboratorio. L'erbicida ovviamente venne sostituito con uno più sicuro per le specie non target come le api e altri insetti. Il fenomeno di mortalità massiva determinato dal glifosato non deve però oscurare i rischi associati anche ad altre categorie tossicologiche diverse dai pesticidi, che abbiamo già citato, tra l'altro come anioni, idrocarburi policiclici aromatici e diossine. Queste sostanze generano più facilmente fenomeni di tossicità cronica che si manifestano con progressive alterazioni dell'omeostasi degli organismi e con il progressivo lento deperimento degli equilibri ecologici. Qui nella foto, scattata nel luglio del 2019, potete riconoscere i sintomi principali della covata calcificata, che consiste appunto nella calcificazione, delle larve che vedete disposte sul fondo, in quanto le api, vanno ovviamente a rimuoverle dalle celle, per evitare che ci sia la diffusione di germi e di altri, insomma, di altri microrganismi patogeni. Durante gli anni di biomonitoraggio presso la Ducati, antecedenti alla pandemia del Covid-19, che ha inevitabilmente ridotto la circolazione di alcune categorie tossicologiche, tra cui soprattutto gli idrocarburi policiclici aromatici, legati principalmente alle emissioni di scarico delle automobili, vediamo che abbiamo visto appunto durante questi anni di studio che la covata calcificata era un reperto costante durante i controlli eseguiti sugli sciami in loco. Gli IPA, che sono sostanze cancerogene e teratogene con un potenziale tossico elevato, principalmente a carico dei meccanismi di difesa dell'organismo, non sono stati più riscontrati nelle analisi eseguite dopo l'inizio della pandemia da Covid-19. La covata calcificata, in particolare, è una malattia di origine fungina determinata dal genere Aspergillus, un micete saprofita, che si attiva in caso di debilitazione dei sistemi di difesa delle api, nonché appunto, che si attiva appunto, in seguito a un deperimento dei meccanismi che sottendono alla risposta immunitaria innata degli organismi. Nel caso non mi fossi ben spiegata, vorrei ripeterlo, ovvero le sostanze che hanno sempre rappresentato un
un fattore di rischio all'interno di società altamente urbanizzate, quindi in contesti urbani come può essere la città metropolitana di Bologna, sono state riscontrate in concentrazioni minori a partire dal momento in cui è insorta la pandemia da Covid-19. Contemporaneamente, ovviamente, a questa osservazione, cioè all'osservazione di una ridotta presenza degli idrocarburi policiclici aromatici sul territorio, abbiamo osservato una concomitante riduzione delle manifestazioni dovute a covata calcificata, cioè dei segni clinici attribuibili a covata calcificata. E ci è sembrato appunto che questi due dati fossero in relazione. Per quanto riguarda invece gli anioni, queste sono sostanze con un basso potenziale tossico che si verifica in realtà, cioè che esplica la sua azione solo ad alte concentrazioni, provocando effetti nocivi principalmente a carico dell'apparato digerente degli organismi, con compromissione dei fenomeni di digestione e di assorbimento delle sostanze nutritive, a causa di una progressiva corrosione e/o infiammazione della mucosa intestinale. Nel 2021 in particolare sono stati osservati fenomeni isolati di covata calcificata, ovviamente non massiva come quella osservata nel 2017 e nel 2018 fino appunto al 2019. Ma il reperto più importante è il 2021. A parte fenomeni isolati di covata calcificata, è stato in realtà l'evidenza di diarrea di cui soffrivano appunto gli sciami. Gli episodi ripetuti di diarrea, osservati nel 2021 in particolare, sono associati appunto a un aumento degli anioni ed in particolare di cloruri e solfati. Cloruri e solfati sono sostanze abbondanti anche nei prodotti dedicati all'igiene personale e alla cura dell'ambiente domestico, mentre i nitrati, che sono pur presenti in questi prodotti, sono in realtà nettamente più abbondanti nelle sostanze utilizzate come fertilizzanti e concimi nel settore agricolo. Per quanto riguarda invece i metalli pesanti, nel 2021, il 2021 è stato un anno importante che ci ha permesso di riconoscere fonti ambientali nella determinazione di una prevalenza tra i metalli pesanti di ferro, rame, zinco e anche del manganese, che sono in realtà elementi particolarmente presenti nella crosta terrestre della penisola italiana. Ferro, zinco, rame e manganese sono quindi abbondanti nella crosta terrestre e li riscontriamo in modo particolarmente abbondante sia sulle api che nel miele, proprio perché appunto sono normalmente presenti nella composizione degli ambienti. Tuttavia, per quanto riguarda il ferro, notiamo in particolare nella prima fase, generalmente sulle api più che sul miele, che appunto ci indica una presenza in atmosfera più che una reale distribuzione in tutte le componenti dell'ambiente. Il ferro viene riscontrato aumentato generalmente in corrispondenza appunto di zone altamente urbanizzate, in quanto il ferro, abbiamo scoperto nel 2021, essere derivante soprattutto dalla rete ferroviaria, dai cantieri edili abbandonati e ovviamente dalle operazioni di saldatura, smaltatura nel settore metalmeccanico, nonché di verniciatura anche appunto delle parti che vengono utilizzate in questo settore. In ultima
battuta, è importante sottolineare una forte riduzione di diossine e furani, nonché anche di PCB diossina simili, nelle matrici analizzate nel corso dei progetti biomonitoraggio realizzati nel 2021 e anche nel 2020 in realtà. Probabilmente anche in questo caso il fenomeno è associato alla ridotta circolazione, alla riduzione delle attività industriali determinate a causa della pandemia da Covid-19. Tuttavia, il rilievo di alcuni PCB diossina simili nel miele durante le analisi del 2021 lascia ipotizzare un recente aumento delle microplastiche circolanti nell'ambiente. Nel 2017 la loro identificazione nella cera, cioè l'identificazione di diossine, furani e PCB nella cera, aveva portato alla pubblicazione di un articolo in collaborazione con l'Università di Bari e con l'Università di Teramo che mirava a definire degli indici di rischio specifici per la salute umana mediante il consumo di grassi di origine animale, che ovviamente è anche la cera, perché la cera è un grasso prodotto da un animale, cioè dalle api. Purtroppo i dati ottenuti negli anni successivi sono stati insoddisfacenti e si sono dimostrati appunto insufficienti per proseguire in questa direzione. E sottolineiamo infatti che in particolare, da partire dal 2019, lo ripeto un'altra volta, questa categoria tossicologica, si è mostrata con concentrazioni nettamente più basse rispetto agli anni precedenti, e in alcuni casi in realtà è una categoria tossicologica che non è più stata riscontrata durante i progetti di biomonitoraggio. Nella speranza ovviamente di riscontrare un elevato interesse da parte vostra su questo argomento e di poter pertanto organizzare nuovi eventi formativi a tema, vi porgo cordiali saluti, vi auguro una bellissima giornata e vi ringrazio ovviamente della vostra attenzione. Ciao ciao!